Neve Rosso Sangue nasce dall'esigenza di raccontare una storia molto importante nel mio territorio, che è la Valle Varaita, provincia di Cuneo. È una storia che io reputo importante, ma in realtà è molto importante per parecchie persone della valle, perché racconta l'eccidio di 9 partigiani avvenuto al santuario di Valmala, un santuario mariano che sta a 1380 metri sul livello del mare. È un eccidio avvenuto tra l'altro da parte della divisione alpina Monterosa, quindi da italiani, perché appartenente alla Repubblica Sociale, quindi c'è anche questo discorso partigiani italiani uccisi da alpini italiani, fascisti. E quindi questo è l'episodio più tragico avvenuto nella nostra valle. Per due motivi. Uno, perché a fine guerra, viene il 6 marzo del 45, quindi mancavano 2 mesi alla fine del secondo conflitto mondiale, e poi perché in questo scontro cadono due figure molto importanti in valle, presenti in territor nel territorio dal 43, quasi immediatamente dopo l'8 settembre del 43, che sono Ernesto Casavecchia e Giorgio Minerva, due figure molto amate dalla popolazione, quindi avevano anche un peso politico molto importante sui valligiani, e con la loro caduta questo ha proprio traumatizzato un po' la popolazione. Non a caso, da subito, già dal 1946, l'eccidio di Valmala, quindi nei primi giorni di marzo, avviene sempre una grande commemorazione di questi 9 caduti. E fino ai giorni nostri, infatti l'ultima c'era veramente tantissima gente al santuario di Valmala. Quindi io, appassionato di resistenza della mia valle, non potevo che partire volendo raccontare questo episodio cinematograficamente, rendendo omaggio a questi partigiani. È stato complesso raccontare questo episodio per due motivi: da un punto di vista produttivo, perché bisognava ricostruire un avvenimento storico, quindi i costumi, le armi, io volevo essere il più fedele possibile alla realtà, a cos'è avvenuto, perché quando si parla di morti, di caduti durante una guerra, comunque si va a raccontare la memoria di altri, una memoria che appartiene anche a me e al mio territorio, alla memoria comune, ma comunque alla memoria di altri, di persone che hanno vissuto quei tragici momenti. E quindi è sempre un po' pericoloso andare a riscoprire e reinterpretare degli avvenimenti che sono successi realmente. E quindi per rispetto alle persone coinvolte, io ho cercato di ricostruire nel film l'avvenimento nel modo più dettagliato possibile e veritiero, nel senso che se volevo rendere omaggio e farlo nel modo migliore, mi sembrava giusto farlo nel modo più esatto possibile. E questo comunque creava difficoltà, perché bisognava documentarsi, capire bene come si erano svolti i fatti. E se da un punto di vista cinematografico viene da dire si poteva ingigantire perché visivamente poteva essere più allettante, secondo me è stato bello farlo rimanere fedele alla realtà, perché a volte la realtà supera la finzione, e penso per come si è sviluppata la storia di quello scontro, penso che un bello sceneggiatore poteva immaginarla anche così. Io penso questo, tutti quanti siamo in grado di fare delle scelte, di prendere delle decisioni, di capire sto di qua, sto di là, cioè non è proprio un discorso manicheista che bisogna stare per forza da una parte o dall'altra, però siamo tutti in grado di scegliere, di prendere, quindi capire da che parte stare, quindi fare delle scelte partigiane, come lo dice proprio etimologicamente parlando. Nell'attualità, forse bisogna anche qui distaccarsi un po' dai movimenti politici, perché forse oggi le scelte da una parte o dall'altra sono un po' complesse, perché non sono
più così distaccate come magari lo erano un tempo o in quegli anni lì. Però credo che negli atteggiamenti che una persona può avere, nelle scelte che fa nella vita quotidiana, nei rapporti sociali, nei rapporti appunto con le persone che lo circondano, con le persone, con gli stranieri, con le persone che conoscono sul lavoro, diciamo tutta la sfera sociale che circonda le persone, secondo me. La scelta partigiana può essere: io so come voglio stare con le persone, come voglio che il mondo che penso diventi. Quindi, secondo me, è una scelta partigiana e saper accettare intanto l'altro, perché sicuramente è un passaggio che sembra banale, ma non è così scontato ultimamente, visto anche gli ultimi fatti che sono avvenuti, la paura del diverso, la paura dello straniero, di culture diverse, porta sempre a la popolazione, la paura ti fa rinchiudere dentro di te, quindi non riesci a farti vedere l'altro. Secondo me, la vera scelta partigiana attualmente è quella di capire che bisogna, che siamo in un mondo dove bisogna stare in mezzo a tutti e permettere a tutti di stare dove vogliono stare, cioè quindi senza confini o senza restrizioni di vario di nessun tipo. Allora, riassumere nel vero sangue in tre parole possono essere coraggio, follia e scelta. Il film Nel Vero Sangue è stato prodotto da un'associazione locale che è Lampi di Verzuolo, che è lo sponsor principale, la produzione principale. Ci sono poi altre due coproduzioni associate che sono Eurofilm e Baby Doc. Che cosa ha significato fare un film di questo tipo con un'associazione locale? Ha significato da una parte grande entusiasmo, perché solo così, solo con queste associazioni riesci, o con questi tipi di realtà riesci a fare dei film di questo tipo. E dall'altro ha significato uno sforzo maggiore, perché tutto l'impianto produttivo è nato come film indipendente, con tutti i limiti di un film indipendente. Questo significa, e soprattutto per Neve Rosso Sangue, che è un film in costume sulla guerra, quindi con esplosioni, sparatorie e quant'altro, sulla neve, quindi anche logisticamente difficile. Questo significato comunque grande sforzo da parte della produzione e delle coproduzioni di tutte le persone che sono intervenute. Diciamo che da una parte c'è stata la gioia di riuscire a lavorare non solo con l'associazione Ampi Verzuolo, ma con tutte le realtà locali della valle, Valle Varaita, del Cuneese, e dall'altra parte però. Secondo noi è doveroso fare una riflessione, perché questo film è certamente nato grazie anche al crowdfunding, cioè dal basso, con l'aiuto delle persone, eccetera. E ha avuto anche dei supporti istituzionali, come la CRT, la CRC, la Banca di Caraglio, e assolutamente anche con la Film Commission Torino Piemonte, che ha istituito nel 2014 il bando per i cortometraggi, lo Short Film Fund. Che aiuta, che è di supporto alle produzioni di cortometraggi. Bene, se da una parte questa iniziativa della Film Commission è assolutamente meritoria, bisogna anche dire che però il territorio torinese e piemontese deficita un po' di tutto ciò che è l'annesso e connesso, cioè ciò che sono i produttori di finzione, ciò che è anche il mercato, questo è anche un problema italiano, non solo piemontese. E quindi, se da una parte c'è stato entusiasmo e ci sono i supporti di alcune realtà locali come la Film Commission, è anche vero che se non si fa uno sforzo ulteriore di rete, è difficile poi fare il passaggio successivo, cioè riuscire a produrre, in Piemonte in particolare, dei lunghi di finzione. Quindi tutto questo è in un contesto che da una parte è sperimentale, da una parte è associazionistico anche molto bello. Dall'altra però, voglio dire, è ancora bloccato come realtà produttiva, a queste mancanze che sono nazionali e regionali. Non so se poi in futuro questa rete si svilupperà, si scoprirà vivendo.